che ringrazio voi, in bocca al lupo, buona corsa. Ci sono per il candidato e i candidati 32 giorni per essere nei municipi, nelle aziende, nelle scuole, nelle parrocchie, nelle province, perché si vota per la Regione Lazio, e ringrazio chi ha scelto di organizzare la partenza di questa splendida corsa che ci vedrà festeggiare a San Valentino, perché si vota il 12 e il 13, non in un salotto di radical chic ben pensanti ZTL, ma in uno dei tanti cuori di Roma. Io chiedo a Francesco, e il Presidente della Croce Rossa ovviamente non ha bisogno che glielo si chieda, che non ci siano cittadini di serie B, che non ci siano più periferie dimenticate, che non ci siano più province dimenticate, perché Roma e Lazio non sono solo quel fazzoletto che si può permettere di tutto e di più, ma sono alcuni milioni di donne e di uomini che vorrebbero lavorare, vorrebbero viaggiare, quindi la Regione si occupa di trasporto pubblico e quindi come Lega, ovviamente, essendo Ministro dei Trasporti, avremo particolare attenzione a una rete di trasporto pubblico locale moderna, efficiente, che colleghi municipi con municipi e province con la città. Il tema rifiuti non è un tema dibattuto, ovunque nel mondo e in Italia i rifiuti diventano energia, calore, ricchezza, lavoro. Il rifiuto non può più essere un problema a carico dei cittadini del Lazio, non ci possono essere province di scarica per supplire all'incompetenza o ai ritardi di qualcuno, questo significa responsabilità. Per quello che riguarda la sanità c'è poco da insegnare, stanno e state studiando tempi, liste d'attesa, chiusure, ridimensionamenti, quindi senza promettere miracoli in due mesi, però ovviamente l'obiettivo è di andare a rioffrire quei presidi sanitari, quei punti di salvezza e di salute che nell'arco degli ultimi anni qualcuno ha ridimensionato, se non addirittura chiuso. Poi sì, sono contento, abbiamo fatto una manovra economica in un momento complicato dove però più di 2 miliardi per il trasporto metropolitano, per l'allungamento della metropolitana a Roma, altri investimenti che si vedono poco ma che voi tornando a casa o tornando in azienda oggi pomeriggio toccate con mano. 700 milioni per il raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, altrimenti Roma rischiava di rimanere all'asciutto nei prossimi anni. Ieri ero a Civitavecchia, che non dovrà più essere provincia o periferia dell'impero, 35 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture per un polo logistico di eccellenza a Civitavecchia è qualcosa che farà bene all'economia di tutto il Lazio. Penso a un tema di cui magari qualcuno quando si parla di Regione Lazio si occupa poco, invece per me e per la Lega sarà una priorità: l'agricoltura, l'agroalimentare. Roma, la sua provincia, il suo territorio, il Lazio sono una delle eccellenze dell'agroalimentare italiano come superficie, come qualità, come estensione, quindi in tantissime regioni dove la Lega è al governo, penso alla Lombardia, penso al Veneto, ma da ultimo penso anche alla Sicilia, dove il vice governatore con delega all'agricoltura è un uomo della Lega. Ecco, questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore, anche visti i blitz che arrivano da Bruxelles, dove cercano di imporre il modo di vivere, di lavorare e di mangiare, contrario alla nostra storia, alla nostra cultura, alla nostra salute, al nostro benessere. Quindi mettere al centro anche uno sviluppo agroalimentare significa lavoro e significa salute. Non la faccio lunga, ho incontrato il sindaco Gualtieri più di una volta e altre volte lo rincontrerò, perché il Ministero dei Trasporti e Infrastrutture è la casa dei sindaci, a prescindere dai colori ovviamente. Io ho incontrato il sindaco di Torino, con cui abbiamo parlato di Olimpiadi, ho incontrato il sindaco di Lucca, con cui abbiamo parlato di tangenziali e di mobilità, e quindi conto che i sindaci di tutti i comuni del Lazio abbiano nel Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un loro punto di riferimento. Ovviamente la Regione può fare tanto,
fare tanto a servizio dei comuni. Mi sembra che negli ultimi anni ci sia stata una gestione un po' stanca, un po' affannata, un po' distratta. Noi non faremo un mese di campagna elettorale parlando di quello che non hanno fatto gli altri. Io chiedo ai candidati della Lega di, col sorriso, con calma, di non rispondere alle offese, alle provocazioni, di offrire idee, di offrire progetti. Vivete in un territorio straordinario, viviamo in un paese straordinario, e devo dire che per me sarà un'emozione, perché domenica 12 e lunedì 13, grazie a una proposta della Lega, anche lunedì 13, perché tutti parlano di democrazia, di partecipazione, di voto online, di ampliamento, di popolo che non vota e si astiene, e poi qualcuno voleva restringere gli spazi di partecipazione e democrazia alla sola domenica, mentre invece mi sembra ragionevole dare possibilità di votare anche a chi lavora, magari a domenica, anche a chi studia, magari a chi è lontano, e ha in quelle ore del lunedì una ulteriore possibilità di partecipazione e di democrazia, voteranno il Lazio e la Lombardia. Per me, da, non da vice premier ma da segretario della Lega, in Lombardia noi governiamo da 28 anni, quindi i numeri, il feeling, i dati dicono che molto probabilmente governeremo ancora a lungo, e lo faremo con entusiasmo, con passione, con dedizione. Qua però sarà una cosa nuova, bella, la prima volta è quella che ti rimane in testa. Come Lega ci siamo affacciati pochi anni fa, facendoci un'esperienza di opposizione intelligente. Ringrazio i consiglieri uscenti che hanno saputo anche portare proposte nel palazzo della regione. Adesso però si passa dall'opposizione alla maggioranza, quindi per me sarà un enorme motivo di orgoglio, di attenzione, avere la Lega al governo della Regione Lazio per la prima volta nella storia. So, io ho visto le liste, donne e uomini assolutamente d'eccellenza, molti dei quali iscritti, altri non iscritti, nell'ottica di un movimento che apre, che si apre, che accoglie, anche perché governare Roma e Lazio è tanta roba, e quindi ci sarà bisogno del coinvolgimento di tanti. Io da neanche 3 mesi faccio il ministro con tutta la passione e l'impegno del caso. Sono assolutamente contento, abbiamo trovato centinaia di opere commissariate, cantieri fermi, strade, ferrovie, autostrade, porti, dighe, caserme. Stiamo accelerando come matti, ogni giorno io chiamo, sollecito, libero, e ogni miliardo di euro, Francesco, di cantieri liberati sono circa 17.000 posti di lavoro. Quindi vuol dire che il ministero che ho l'onore di guidare per i prossimi 5 anni è quello che più di tutti può creare lavoro, ricchezza. E quando un padre o una madre di famiglia portano a casa uno stipendio a fine mese, sono cittadini più tranquilli. Quindi in bocca al lupo, io ringrazio chi è dietro questo tavolo, ringrazio chi è dall'altra parte, ringrazio Francesco, per cui ho e abbiamo tifato fin dall'inizio, quando ancora la partita era aperta e partecipata. Penso che la sua esperienza nazionale e internazionale, legata a chi ha bisogno, legata anche a quel mondo del volontariato che qualcuno in questa regione si è dimenticato o usa solo quando gli fa comodo, possa essere un valore aggiunto. A tua disposizione avrai la capacità amministrativa della Lega, che in questa mattinata di gennaio conta circa 800 sindaci a lavoro di tutta Italia, 5.000 amministratori locali, più di 200 amministratori regionali, quindi entrerai a far parte di una comunità, di una squadra, di una famiglia, da Luca Zai a Tiglio Fontana, Massimiliano Federica, Maurizio Fugatti, Cristian Solinas, Donatella Tesei, insomma vince la squadra per quello che riguarda, non vince mai il singolo,
Quindi chiedo ai candidati di metterci l'anima sempre col sorriso, anche quando avresti voglia di rispondere. Io domani mattina a quest'ora sono nell'aula bunker di Palermo per il mio processo e avrò testimoni della procura Conte, Di Maio e la Morgese. Quindi domani portatemi con un sorriso. Io lavoro, io mi porto lì il dossier delle opere commissariate, quindi io sto lì, uso quella pausa di domani come una mattinata di intenso lavoro. Però sono contento perché abbiamo una grande responsabilità in un periodo che vado a chiudere economicamente difficile. Leggo che chi ha governato il paese per decenni adesso ha la soluzione e ci propone di fare in 2 mesi quello che non hanno fatto per 20 anni, cose curiose. Noi in Regione promettiamo poco, perché quel poco che promettiamo vogliamo mantenere. Quindi una sanità con tempi di attesa inferiori, un sistema di trasporto pubblico più puntuale e più efficiente e le periferie al centro. Non siamo qua questa mattina, che non è esattamente comodo per chi lavora da altre parti, perché non abbiamo trovato altre location nel centro storico, siamo qua per scelta. E lo dico perché da Ministro delle Infrastrutture ho anche la delega sulla casa, sulle periferie. Non è un tema di cui molti parlano, però con la Regione dovremo, Francesco, fra un mese e pochi giorni metterci al tavolo, perché voglio entro la legislatura riavviare un grande piano casa come quello dei decenni passati. Diritto alla casa, perché abbiamo visto i costi soprattutto nelle città come Roma o come Milano del mattone, comprare per una giovane coppia è complicato, l'affitto sta vivendo un incremento di costo che è spaventoso. Pensate che un ingegnere di prima nomina al MIT prende 1.500-1.600 euro al mese, con questa cifra forse ti porti a casa un trilocale, ma neanche in tutte le zone di Roma. E quindi è chiaro che un grande piano casa, però di qualità moderna, eccellente, non alla vecchia maniera, su questo ho visto una normativa europea su cui già stanno lavorando i miei uffici, che rischia di essere l'ennesima mazzata per l'Italia, nel senso che se non hai l'appartamento ultimo modello in classe energetica ultra positiva non lo vendi e sei fuori mercato. Qua si rischia di mettere sul lastrico milioni di italiane e di italiani. È l'ennesima norma usata a Bruxelles, anche perché molti di questi edifici è impossibile metterli. Vai a parlare con il sovrintendente del fatto che devi metterlo a efficienza energetica massima. Sostanzialmente, se tu vuoi oggi vuoi mettere sul mercato il tuo trilocale, rischi o di svenderlo o di non poterlo neanche mettere a reddito. Quindi ennesima dimostrazione che vale per il Nutri-Score, per gli insetti e per la carne finta da laboratorio, sul fatto che noi lavoriamo per un altro tipo di Europa. L'ho fatta anche troppo lunga perché il protagonista siete voi ed è soprattutto Francesco. Grazie, piedi ben piantati per terra, 32 giorni da vivere al massimo. Io ho dato a Claudio almeno una decina di giornate, serate di disponibilità per girare provincia per provincia, quartiere per quartiere, territorio per territorio, e poi dal 14 da San Valentino comincia una straordinaria avventura, perché qua il problema non sarà vincere le elezioni. Non voglio peccare di ottimismo, di presunzione, di arroganza, però penso che anche per le divisioni, la stanchezza, i litigi, la rissosità in casa altrui si possa vincere con un buon risultato della Lega. Il problema non è vincere le elezioni, il problema è convincere e quindi mantenere tutti gli impegni presi coi cittadini. E io penso che i prossimi 5 anni saranno una straordinaria occasione di cambiamento, di modernità, di
di efficienza e di innovazione, Francesco, hai me e la Lega a tua totale disposizione. In bocca al lupo e buon lavoro. La parola a Francesco Rota. Grazie, grazie Matteo, grazie Claudio, grazie a tutti i presenti per il sostegno. Matteo l'ha detto poco fa, non mi ha mai fatto mancare il suo appoggio, fatto sentire la sua stima, ma anche quanto importante fosse la responsabilità che insieme a tutta la coalizione mi stava affidando in un momento comunque drammatico per il Paese, perché se è vero che noi abbiamo finalmente un nuovo governo, è vero che stiamo affrontando uno dei momenti più difficili di sempre. E ci accingiamo a governare, perché governeremo questa regione insieme, ma ci accingiamo a governare una regione in cui, voglio essere chiaro, bene ha fatto Matteo a chiedere a tutti i candidati chiarezza e importanza di sorridere, di affrontare questa sfida con grande serenità, aggiungo io, senza fare promesse particolari, perché comunque il regalo di Natale che ci ha lasciato questa amministrazione regionale, vi confesso che a me preoccupa moltissimo. Noi abbiamo iniziato il 2023 con questo regalo dell'addizionale IRPEF, che è la più alta d'Italia, e se questo è l'inizio e questo è il lascito di questa amministrazione regionale, prima insieme a tutti i consiglieri eletti dobbiamo fare un'operazione verità sui conti di questa regione per sapere esattamente di quali risorse insieme dove allocare, quali sono le priorità, e poi non mancheranno le occasioni ovviamente in cui andremo a bussare alla porta di Matteo per ovviamente poter migliorare tutto il sistema infrastrutturale di cui dirò tra un attimo, però il tema finanziario è un tema serio. È tempo di far cadere la maschera dietro la quale si sono nascosti negli ultimi anni, facendo risalire a una giunta che, a mio avviso, io ho lavorato benissimo con Francesco Storace nel periodo in cui ho amministrato l'ospedale Sant'Andrea, in quel periodo noi aprivamo gli ospedali. Il presidente, e io cercherò di evitarlo perché era il mio incubo su questo, mi chiamava a qualsiasi ora del giorno e della notte per sapere dei singoli reparti che erano in apertura, cioè aveva questa capacità di essere presente e di accompagnare, mi sono sentito accompagnato da quell'amministrazione in un ospedale, vorrei ricordarlo, ma questo lo dico soltanto per chi non mi conosce, che non ha sforato il suo budget e che ha rispettato le indicazioni che mi arrivavano dalla regione, creando uno degli ospedali universitari che è diventato un'eccellenza a Roma. Oggi noi abbiamo questo grande trucco dei conti, oggi noi abbiamo questo aumento, per fortuna che è arrivato il giudizio di parifica che ha smascherato anche questo aspetto dell'addizionale IRPEF, ci viene raccontato che è per la sanità, e poi scopriamo, grazie alla Corte dei Conti, che 350 milioni di euro vanno sul Cotral, per cui Alessio D'Amato fa le promesse dicendo che darà l'offerta gratuita a chi ha meno di 25 anni oppure è sopra i 65 anni, in realtà l'ha già fatta pagare con questa addizionale, e quindi questa è una cosa su cui dovremo metter mano, perché piuttosto noi la gratuità e le facilitazioni che dobbiamo dare alle famiglie fragili, dobbiamo saper intercettare quelle che sono le reali fragilità senza andare incontro a provvedimenti demagogici. Lì ci deve essere una risposta, ma allo stesso tempo ci dobbiamo appoggiare di quella che è una capacità di programmazione che abbiamo. Vedete, la bellezza dell'incarico di essere governatore è che ti misuri sul concreto. Non ci sono ideologie, c'è soltanto la capacità del fare o meno, c'è la capacità di dare un'anima a una regione rispetto a temi importanti come quello della sanità, quello dei trasporti, quello dell'agroalimentare e dell'energia. Ci sono tutta una serie di temi su cui noi possiamo ridare un'anima a questa regione, e la colpa imperdonabile di questo centrosinistra che l'ha amministrata per 10 anni è che noi abbiamo oggi una regione che è tra le più belle d'Italia, tra le più ricche di storia, con un patrimonio culturale che tutti conosciamo, senza anima, senza cuore, e questa è la cosa che dobbiamo andare a recuperare, ridare fiducia ai nostri amministratori,
ascoltarvi. Questa sarà, lo dice Matteo, per il Ministero delle Infrastrutture, consentimi Matteo, ancora a maggior ragione, ancora di più, deve essere l'amministrazione regionale, la casa dei sindaci che si sentono abbandonati. Questo è l'aspetto su cui oggi i sindaci non hanno risposte. Abbiamo avuto questa importante, perché è stato un segnale importante, quando avvengono delle cose che comunque si condividono, la devoluzione, no, per la parte urbanistica ad esempio a Roma, ma avviciniamoci anche alle realtà provincia. Roma è una città importante, ma Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo non sono da meno, si sentono abbandonate, si sentono trascurate, e quando c'è un piano urbanistico, una variante, devono aspettare mesi e mesi. Burocrazia zero, questo è il mio impegno come amministratore regionale, burocrazia zero e facilitare la vita dei nostri amministratori locali, perché noi dobbiamo metterli in condizioni di avere un rapporto con i loro cittadini. Questa è la grande sfida. Noi abbiamo una responsabilità di ridare un'anima, ma anche di ridare dignità ai cittadini del Lazio. Matteo, avremo bisogno di te sulle infrastrutture, basta chiederlo ai nostri pendolari, come da anni vivano, da Roma Lido, abbiamo ancora una monorotaia, ecco quando mi arrabbio perché dico, magari non ci sono le risorse, ma c'è una progettazione, c'è un'idea, c'è un solco, c'è una traccia, c'è una direzione della legge che sta andando, non l'abbiamo, la dobbiamo ricostruire insieme, attraverso il dialogo e offrirla ai cittadini senza perdere nemmeno un giorno. Questa è anche l'altra sfida, perché la situazione economica ce lo impone. Allora dobbiamo andare incontro alla transizione digitale, dobbiamo andare incontro alla transizione ecologica, farlo attraverso l'ascolto delle categorie che comunque io sto incontrando, e è come un mantra, ripetono tutti la stessa cosa, ci sentiamo abbandonati, ci sentiamo ascoltati. Non ci siamo sentiti ascoltati, e credo che questo i nostri candidati consiglieri, parlando, ascoltando, si sentono ripetere questa frase, ecco, guai a noi se quando saremo al governo di questa regione sentiremo dire da qualcuno che non è stato ascoltato, a noi poi prendere le decisioni, ma dopo un profondo ascolto di quelli che sono i bisogni delle nostre comunità attraverso categorie e associazioni, e quindi anche la logistica. Mi mortifica enormemente vedere un polo come quello di Civitavecchia, grazie Matteo per quei 35 milioni di euro, ma non bastano, ci aspettiamo ovviamente un rafforzamento. Noi vogliamo che Civitavecchia torni ad essere quella che è la sua natura, un porto che è la nostra porta del Lazio verso il Mediterraneo, che offre opportunità. Abbiamo delle aziende all'interno della nostra regione che esportano tantissimo, dobbiamo facilitare questa capacità logistica della nostra regione che oggi è ingessata. Ancora sulla Latina, sulla Pontina, ancora si dibatte sull'allargamento, autostrada sì, autostrada no, allargamento con Complanari, lì dobbiamo andare avanti e prendere la decisione, è troppo tempo che si sta perdendo e intanto la gente continua a soffrire con dei piani, ci sono, se non interveniamo tra poco sarà talmente congestionata che la viabilità sarà bloccata in quella statale così vitale per la nostra economia. Sull'agricoltura ha già detto Matteo, sarà lì al centro, perché anche su questo troppo poco si è fatto, dal sud pontino al viterbese queste eccellenze vanno valorizzate, bisogna dialogare con tutti gli operatori del settore, o rafforzeremo il patto contro il caporalato, perché questo è un altro tema. Ho preso un impegno importante anche perché comunque dobbiamo lavorare contro le infiltrazioni mafiose. Vedete, questa debolezza economica sta aprendo la porta alla criminalità organizzata. Noi dobbiamo fare un grande patto anche per combattere la criminalità organizzata. Su questo Matteo, quando è stato al Ministero dell'Interno, l'ha avuto come priorità, e sono sicuro che su questo la Lega sarà al mio fianco per combattere questa piaga. E per finire, consentimi Matteo, la sanità. Io, guardate, i numeri sono impressionanti, non ripeterò il discorso di liste d'attesa, io ho preso un impegno, ci ho messo la faccia, in 12 mesi voglio riportare le liste d'attesa a tempi umani, che sono quelli previsti dagli anni. Un'altra operazione verità che è quella rispetto ai conti, abbiamo parlato che c'è la possibilità di abbattere l'addizionale IRPEF, ma vedete, ci sono oggi 7 aziende ospedaliere che generano 600 milioni di euro di deficit, ok?
che viene richiamato all'interno del budget della sanità. Solo Umberto I e San Camillo generano 300 milioni di deficit. Questa è pessima amministrazione, sono soldi che vengono sottratti a quella che è un'altra piaga che noi stiamo vivendo. Perché vedete, non si può citare il Presidente della Repubblica a corrente alternata, perché adesso D'Amato in questi giorni sta citando il Presidente della Repubblica sul tema della sicurezza stradale, che tutti ovviamente noi condividiamo e faremo tutti la nostra parte per aumentare l'educazione e il miglioramento della qualità delle nostre strade. Però il Presidente della Repubblica nel discorso finale ha detto un'altra cosa che è un inganno per i cittadini del Lazio. Basta con la mobilità sanitaria. Quei soldi potrebbero aiutare le nostre province a migliorare i servizi sanitari. Oggi le nostre province soffrono di una carenza di offerta sanitaria che è preoccupante, sono costretti ai viaggi della speranza per un sistema sanitario che è Roma centrico. E anche su questo ovviamente noi dobbiamo dare delle risposte ai nostri cittadini. Dobbiamo avvicinare la sanità alla casa dei cittadini. Sull'assistenza domiciliare siamo indietro. Alessio D'Amato ha fatto il quarto rinnovo, parla di assistenza domiciliare, sta al quarto rinnovo della sperimentazione, ma dopo 4 anni cosa devi sperimentare? Probabilmente sei partito col piede sbagliato ed è importante correggere e invece dare, perché anche nelle sperimentazioni, ve lo dico per esperienza diretta, quando ho avuto quella che io ho chiamato la mia esperienza mistica in sanità, perché ho 1 anno e mezzo mi hanno chiesto di andare a aggiustare i conti in una ASL di Napoli, quindi è stato il mio momento del dialogo diretto con Dino, per le difficoltà che avevo, ma io su questo, quando ci sono le sperimentazioni, si favoriscono i soliti noti. Bisogna creare l'accreditamento e dare opportunità a tutti coloro che sono capaci di fare questo lavoro e di avvicinarsi e di riavvicinare la sanità a casa della gente. E infine, questo è un altro impegno, con questo chiudo, Matteo promesso, perché questa è una cosa che mi sta a cuore. Vedete, questo probabilmente non molti lo sentono, ma lo sentono tantissime famiglie che invece quel problema ce l'hanno in casa. La legge Basaglia, che è una legge. È una legge bellissima, io davvero leggo la legge Basaglia e dico, ma io noi veramente abbiamo una legislazione avanzatissima per quello che riguarda la salute psichiatrica, ma servono le risorse, le famiglie sono sole, sono abbandonate e io come governatore metterò questo punto prioritario, perché noi non possiamo più permettere che le persone nel momento in cui affrontano la sfida della salute, che è il momento della maggiore fragilità e vulnerabilità, si sentano lasciate solo da chi ha la responsabilità. Grazie, andiamo a governare la regione Lazio con trasparenza, entusiasmo e capacità. Grazie a tutti.